Temptation Island 2018. Gemma Galgani ospite d'eccezione. Gemma Galgani è pronta a partire per Temptation Island, in onda su Canale 5, a partire da metà luglio. A dare la sensazionale notizia è stato il sito Davide Maggio, che ha anche rivelato il ruolo che avrà la dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne all'interno della trasmissione. Gemma infatti nel programma condotto da Filippo Bisciglia non sarà una concorrente a tutti gli effetti. Come precisato da Maggio, la Galgani sarà un ospite d'eccezione di Bisciglia, che incontrerà nel corso delle varie puntate le sei coppie in gara. L'ex fidanzata di Marco del Trono Over dispenserà quindi utili consigli in fatti d'amore. Come superare una crisi, oppure come cercare di ritrovarsi dopo un primo attimo di smarrimento. D'altronde chi meglio di lei potrebbe ricoprire tale ruolo, dopo le innumerevoli esperienze amorose condivise con il suo affezionato pubblico nel corso di questi anni a Uomini e Donne e dopo aver aperto addirittura una rubrica sui consigli sentimentali. Gemma nel corso di Temptation Island avrà con ogni probabilità la possibilità di incontrare anche due ex colleghi e suoi grandi amici, Ida e Riccardo, i quali si sono uniti proprio questo anno all'interno del trono più famoso d'Italia. La recente ospitata di Ida e Riccardo a Web aveva fatto commuovere e non poco la Galgani, da sempre molto sensibile nel vedere due persone innamorate felicemente insieme. Gemma Galgani sbarca a Temptation Island. I suoi recenti amori a Web. Gemma Galgani è quindi la novità di questa edizione di Temptation Island 2018. Una consigliera e un'amica, che dispenserà utili consigli ai concorrenti in gioco. Archiviata la storia con l'ex fogliarellista Marco, Gemma aveva iniziato la sua estate da single, e attualmente sembrerebbe non aver trovato ancora nessuno. Per la famosa dama quindi il programma isolano di Maria De Filippi le permetterà di svagarsi un attimo, e di concedersi un po' di respiro dopo le recenti delusioni amorose. Nonostante sia finita da tempo la sua love story con Giorgio Manetti, durante l'ultimo anno a Uomini e Donne i due non si sono risparmiati dure frecciatine e violente litigate verbali. Eppure alla base di tutto, sembrerebbe ancora esserci del sentimento. Recentemente infatti il gabbiano in un'intervista rilasciata al magazine della trasmissione, aveva affermato che nessuno ha la personalità della sua ex, che è una donna intelligente, e che gli mancano molti lati positivi del suo carattere. Insomma, una vera dichiarazione, stando ai recenti fatti accaduti nel programma, che a settembre i due ci riserveranno delle sorprese inaspettate.